Un posto al sole anticipazioni. Il grande segreto di Michele. Lunedì, 11 dicembre 2023. Ci saranno nuovi attimi di panico per Marina e Roberto, soprattutto adesso che Lara si è ripresa dal coma e potrebbe raccontare agli inquirenti i dettagli dell'aggressione subita in carcere. Se le indagini arrivassero a Gabriella Sebillo, tutto risulterebbe molto semplice per la polizia. I coniugi Ferri sono in pericolo? Ornella riesce a salvare la vita a Don Raimondo, che ha un malore nel corso della manifestazione anticamorra organizzata da Giulia Poggi. Luca De Santis è orgoglioso della Bruni. Quest'ultima, però, non sembra per niente disposta a cambiare idea riguardo al suo futuro lavorativo. Viola e Raffaele, con un discorso accorato, provano a distoglierla dai suoi propositi. La nuova decisione presa da Rossella di effettuare alcuni tagli sul suo matrimonio crea nuove tensioni tra Michele e Silvia. La dottoressa è sempre più in agitazione. Martedì, 12 dicembre 2023. Ida è più che mai determinata nel volersi affermare come la sola e unica vera madre di Tommaso. Nel frattempo, però, una nuova richiesta di Lara rischia di minare, ancora una volta, i già fragili equilibri che ci sono in casa Ferri. Silvia decide di sfogarsi con Giancarlo riguardo al fatto che Michele non voglia contribuire alle spese del matrimonio della figlia. La notizia porta il bancario a criticare aspramente l'ex marito della donna. Rossella, dopo aver deciso di dare una mano sulle ambulanze, si scontra fortemente con Riccardo, che non è affatto d'accordo sulla scelta da lei intrapresa. Al contrario, Nunzio la sostiene inaspettatamente mostrandosi molto entusiasta ed orgoglioso di lei. Ciò porterà i due amici a riavvicinarsi nuovamente? Marina e Roberto devono correre ai ripari per tenere a bada gli slanci di Ida. Cosa studieranno? Mercoledì, 13 dicembre 2023. Cresce a dismisura l'ansia e la preoccupazione in Marina e Roberto adesso che Lara sembra aver fatto ammenda dichiarandosi pentita di tutto il male che ha provocato loro. A complicare ulteriormente la situazione è la nuova vicinanza tra Ida e Diego. A lui, la giovane mamma, potrebbe rivelare verità a lungo taciute. Alla fine il segreto di Ida verrà a galla? Continua, nel frattempo, l'ostinazione di Rossella nel voler prestare servizio sulle ambulanze. Crovi fa di tutto per farle cambiare idea, ma i suoi appelli non producono gli effetti sperati. Nunzio, invece, scopre finalmente la verità su Michele. Il giornalista sta attraversando delle gravi difficoltà economiche che gli rendono difficile, se non impossibile, coprire le spese del matrimonio della figlia. Alla fine, Silvia e Rossella ne verranno messe al corrente prima o poi. Giovedì, 14 dicembre 2023. Ida e Diego vivono un momento intimo molto significativo. Roberto e Marina si impuntano. La relazione va bloccata a tutti i costi, prima che possano emergere verità inquietanti. Ornella è sempre più sicura della sua scelta e si prepara a fare domanda di pensionamento. Luca è scosso dalla notizia. Samuel, dopo gli ultimi accadimenti, si accinge a prendere una decisione importante. Sentendosi in colpa per il tradimento nei confronti di Speranza, il ragazzo si dice pronto a cambiare le cose una volta per tutte per essere coerente con se stesso. Persistono i dubbi sulla Martinelli. La donna è realmente cambiata? È stata colpita da amnesia? Qual è la verità? Tra Rossella e Riccardo nulla è come prima. Tra i due si respira un'atmosfera di forte tensione. Nunzio, intanto, è indeciso. Rivelare oppur no a Silvia che cosa sta passando il Saviani? Venerdì, 15 dicembre 2023. Marina e Roberto escogitano un nuovo subdolo piano per tenere Ida lontana da Diego e per separarli definitivamente. I due la convincono ad anticipare la partenza per la Polonia. Tuttavia, dietro tale richiesta si nasconde una strategia cattivissima. Speranza si illude che la sua relazione con Samuel possa ancora salvarsi, ma in realtà si sbaglia di grosso in quanto il ragazzo vuole chiudere a tutti i costi. Ornella vuole terminare il suo percorso lavorativo quanto prima. Mariella e Guido, dopo aver ascoltato la nipote, capiscono che è finalmente giunto il momento di passare all'azione. Che cosa avranno in mente? Nico continua a lavorare da solo allo studio, credendo che l'assenza di Alberto Palladini sia giustificata dalle ricerche di Clara. La verità, tuttavia, è completamente diversa.
quale strategia inquietante starà mettendo in atto?